Un appuntamento importante per parlare delle donne che ancora soffrono e per dire anche un no secco importante per quanto riguarda appunto le mutilazioni. Sì, un no senza se e senza ma, perché ancora oggi pensare che ci sono tante donne in tanti paesi del mondo che subiscono una violenza attraverso la mutilazione genitale femminile per noi diventa decisamente importante provare a fare qualcosa per evitare che tutto questo continui a succedere. La Toscana ha anche in questo settore programmi e progetti non solo nel nostro territorio, ma attraverso progetti internazionali anche in quei paesi, ma crediamo che sia importante continuare a fare di più. Tra l'altro, studi ci dimostrano che questo fenomeno così complesso, invece di diminuire nel tempo, i dati sembra addirittura che possano aumentare. Questo ci fa capire che l'attenzione non deve essere mai, non deve cessare, l'attenzione deve restare attiva, si deve fare comunicazione e informazione perché una cultura di questo tipo si modifica soltanto attraverso formazione e informazione. Di buono si può dire che ormai da qualche anno e anche a seguito di tutto quello che sta avvenendo nel mondo, quindi l'attenzione che c'è globale su questo tema, oggi le mutilazioni spesso si mutano in qualcosa di diverso, in alcuni casi diventano dei riti, ma in ogni caso resta una violenza sulle donne, una violenza che dobbiamo condannare, che viene già condannata sia sul livello globale sia anche da alcune associazioni internazionali come l'UNICEF, che ci ricorda che ogni anno 3 milioni di bambine sono a rischio.